Ora parliamo di sport. Per il Pescara la svolta appare sempre più vicina. Rosettano Navarra dovrebbe prendere subito la maggioranza, il 51% del valore di 3 milioni di euro. L'acquisizione totale del pacchetto si completerebbe il 30 giugno 2025. Queste le intenzioni dell'imprenditore di Ferentino, tutto subordinato a un breve confronto sui numeri che non durerà però più di una settimana. Sebastiani in questo quadro dovrebbe occuparsi poi di marketing e settore giovanile. Se l'accordo verrà ratificato, addio a Dellicari, arriverà un nuovo direttore sportivo e subito dopo il nuovo allenatore direbbe la sua allo stesso Navarra. Al momento, dopo il mancato accordo con Tesser, sembrerebbero essere soltanto due candidati, Silvio Baldini e il non ancora 37enne Andrea Chiappella, che ha guidato il Gian Erminio vincendo il campionato di D e partecipando ai playoff di Serie C. Chiappella ha anche 2 anni di contratto con il club attuale, ma questo non dovrebbe rappresentare un ostacolo. L'outsider è Vincenzo Maiuri, nome spuntato appunto in queste ore, che nelle ultime 2 stagioni ha svolto un ottimo lavoro col Sorrento. Ricorderanno in Abruzzo soprattutto le esperienze i tifosi del Francavilla, del compianto Emidio Luciani, anche il Giulianova di Quartiglia.